Spazio Pubblico Resiliente è un progetto fortemente voluto da Puglia Messina e vedrà la riqualificazione di tre spazi in tre diversi quartieri, nei quartieri di Giostra, di Gamaro e di Tremestieri. È un processo di rigenerazione urbana a tutti gli effetti perché vedrà i cittadini, i primi in qualche maniera responsabili e soggetti che parteciperanno attivamente a tutte le fasi di riqualificazione dello spazio. In questo senso stiamo coinvolgendo i cittadini già dalle fasi preliminari. Per fasi preliminari si intende quindi anche individuare lo spazio da riqualificare. Noi abbiamo individuato delle aree, ma saranno i cittadini a scegliere effettivamente l'area. Noi possiamo semmai dare qualche dritta, diciamo, indirizzare quella che può essere la scelta anche più sostenibile. Dal nostro punto di vista è molto importante il coinvolgimento degli abitanti del quartiere che noi cerchiamo di coinvolgere già dalle fasi preliminari. Quindi riusciamo ad intercettare tutte quelle che sono anche le Le esigenze, istanze le del territorio. problematiche, le istanze. Quindi per noi è davvero molto importante riuscire ad entrare anche in empatia in relazione con gli abitanti del quartiere. Senti, quando inizierà e quanto durerà? Il progetto è iniziato giorno 1 ottobre, terminerà il 30 settembre, quindi avrà una durata complessiva di 12 mesi e dedicheremo circa 4 mesi per singolo quartiere. Verde pubblico, sono previste anche delle installazioni artistiche? È previsto un incremento sicuramente del verde pubblico, arredo urbano, opere di street art, installazioni artistiche, ovviamente tutto quello che verrà prodotto in termini di riqualificazione fisica nello spazio sarà sempre dettato dai cittadini, quindi in base alle istanze che emergeranno noi ci attiveremo di conseguenza. Grazie.